Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, eccoci con la scatola contenente l'SSD dove tutto intorno troviamo come sempre varie immagini e informazioni. Nella parte posteriore possiamo vedere alcune specifiche tecniche e caratteristiche, mentre nella parte frontale sul lato destro possiamo vedere alcune caratteristiche ed al centro l'SSD. Passiamo adesso all'unboxing. Fondamentalmente abbiamo solo l'SSD. Vediamo alcune specifiche: lunghezza 100 mm, larghezza 70, spessore 7, peso 41 grammi circa, capacità 120 GB, interfaccia SATA 3, controller Fision PS3110S10, memoria flash NAND TLC, velocità di lettura 520 MB al secondo, velocità di scrittura 370 MB al secondo, fino a 43.000 operazioni di input-output al secondo di scrittura e fino a 24.000 operazioni di input-output al secondo di lettura. Nella parte superiore possiamo vedere un adesivo con capacità, modello e logo dell'azienda. Nella parte inferiore possiamo vedere nei quattro angoli quattro fori per il montaggio. Ai lati abbiamo quattro fori per il montaggio, due sul lato sinistro e due sul lato destro, mentre nella parte frontale abbiamo l'interfaccia SATA, alimentazione e dati. Cosa possiamo dire di questo SSD? Come qualsiasi drive a stato solido, incrementa in maniera esponenziale la reattività del nostro sistema, velocizzando accensione, spegnimento, apertura e chiusura programmi ed in generale qualsiasi operazione comporti una lettura o scrittura di file. Passiamo ad alcuni test sul campo. Questo è un test eseguito con Atto Benchmark. Come possiamo vedere, i risultati in lettura in alcuni punti raggiungono quasi 565 MB e circa 515 in scrittura. Questo è un test eseguito con Crystal Diskmark che, a differenza di Atto Benchmark, utilizza dati non comprimibili, mentre in Zero Fill utilizza dati comprimibili. Come possiamo vedere dai risultati, i valori sequenziali risultano essere piuttosto buoni. Per quanto riguarda invece i risultati 4K con coda 32, i risultati di scrittura sono piuttosto bassi. In Zero Fill abbiamo un incremento in lettura di circa 100 MB con i test 512K e 4K con coda di 32, ma i risultati di scrittura 4K con coda di 32 risultano sempre piuttosto bassi. Abbastanza buona la velocità di lettura nel test 4K in Zero Fill. Questo è un test eseguito con AES SSD che utilizza dati non comprimibili. Anche qui i risultati sequenziali sono piuttosto buoni. Buoni anche i risultati 4K in lettura. Come avete potuto vedere dai test effettuati, si comporta piuttosto bene. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle performance. Certo, non sono esagerato o da urlo, ma mi aspettavo sinceramente il classico SSD di fascia bassa, utile a chi non ha alcuna esigenza particolare se non quella di velocizzare un PC nelle operazioni di tutti i giorni. Invece le performance sono assolutamente molto valide, ripeto, non da urlo o chissà cosa di esagerato, ma mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso, soprattutto i risultati 4K e 4K con coda di 32. A giudicare delle specifiche sul sito, inoltre, i tagli più grandi hanno velocità maggiori di scrittura rispetto al modello da me testato, performance di scrittura maggiori che però, per chi del PC ne fa un uso semplice e non ricco di operazioni di input-output, risultano molto marginali e di relativo interesse. Il drive, essendo spesso 7 mm, potrà essere montato in notebook ed ultrabook che supportano SSD più sottili. Manca purtroppo uno spessore da 2 mm per portatili più vecchiotti. Esiste inoltre la versione Upgrade Kit con un bundle più ricco e curato. Esteticamente nulla da dire, classico SSD con scocca nera. In definitiva dunque stiamo parlando di un buon SSD, performance che mi hanno sorpreso positivamente in relazione alla fascia di appartenenza del prodotto e piuttosto economico. Peccato per la mancanza di un bundle curato, a meno di non comprare l'upgrade kit. Bene ragazzi, l'unboxing dell'SSD finisce qui, lo potete trovare online ad un prezzo di circa 65 euro. Vorrei inoltre ringraziare Silicon Power per l'omaggio. Trovate il link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. E se volete condividetelo, aggiungetelo ai preferiti e iscrivetevi. Vorrei inoltre ricordare che sul mio canale YouTube Lisi Long potete trovare molti altri video tutorial, consigli utili sul mondo dell'informatica, unboxing, gameplay commentati e blog. Mi raccomando, seguitemi anche su Google+, Facebook e Twitter. Trovate il link giù in descrizione. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye!